tornato ragazzi. Sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Incredibile, Joe è arrivato da solo a capire che doveva spostarsi indietro. E vai! Allora, oggi vediamo quale sarà l'ultima, cioè quali saranno le ultime letture dell'anno per quanto riguarda la TBR, dato che appunto faremo quella di dicembre. Emily sta già studiando la nuova TBR per l'anno nuovo. Tutte le varie challenge, vari progetti, cose del genere. Allora, ma vediamo com'è andata a novembre, signori. Signori e signori, benissimo. Allora, a novembre Joe doveva leggere 3 libri, cioè gli era uscita la pozione da 3, doveva leggere 2 usati e un giallo. Ho letto il giallo, ma i 2 usati non li ho letti. Che strano. Mentre io dovevo scegliere un libro con una cover brutta da leggere 24 ore a scelta libera, mi era andata benissimo perché avevo scelto di rileggere Senza sangue di Baricco e ce l'ho fatta. Stavolta sono riuscita anche a stare nelle 24 ore perché l'ho letto nel pomeriggio. Minerva mi ha concesso questa cosa qua. No, gli altri due niente, perché se tu fossi sintonizzato su questi schermi, cosa che dovresti essere ma non sei, sapresti che da quando c'è la bambina io raggruppo le 3 cose in un libro solo. Ah, ecco, non mi ricordavo più già. Certo, già non ti ricordi cosa devi fare tu, figuriamoci cosa devono fare gli altri. Che c'è? Ha fatto un rumore strano, pensavo che stesse per buttare là. Con questa creatura non si sa mai, questa sgomitata così, e uno non se ne accorge neanche del rumore. Intanto stai sbavando tantissimo. Vediamo allora quali sono le cose che leggeremo a dicembre. Allora, adesso Joe naturalmente non pescherà carte perché sono rimaste le ultime, l'avevamo già visto il mese scorso. Che sono 2? Ti era uscito 2, cioè ti erano rimasti 2 usati, un italiano e un già testato, un autore già letto sostanzialmente, quindi ovviamente dovrai leggere 4 libri usati perché devi recuperare i 2 di novembre, poi un autore italiano e un autore già testato. Qualche idea? O lasci tutto in bianco? Lascio tutto in bianco, così almeno ho la possibilità di raggruppare. Vabbè, potrebbe darsi che tra i libri usati ho trovato Lessico familiare di Natalia Ghinzo. Questo l'avevi già detto a novembre. Adesso lo recupero nei libri usati. ma ti andrai comunque per novembre. Non lo so. Ce la farò, mi mancano 6 libri, devo completare la challenge TBR. Secondo me non ce la farà, ma non perché, perché poi col Natale ovviamente libri nuovi di conseguenza. Tu invece? Anche se in effetti non è detto, perché Babbo Natale potrebbe portare anche qualche libro usato per fare massima resa con minima spesa. Però, la bimba mi sta rubando il cellulare. Chiscia, fa bene. Dice papà, togli questo coso che ci stai sempre attaccando. Ti stai chattando, piccolina. Con i miei amici. Che sono? Fate capire i tuoi! invece appunto io dovevo leggere Senza sangue, l'ho letto, quindi adesso Giorgino prenderà il suo feletono. Il tuo feletono? No, il tuo feletono. Il dado. Giusto? Devo fare? Sì. Il dado. Il roll dice. Lancio il dado. Aspetta, allora io ero arrivata qua sul libero, quindi vediamo cosa succede adesso. Allora, qui lancio il dado. Sì. Roll 4. Aspetta, me lo senti? 1, 2, 3. E di nuovo mi esce da leggere un libro in 24 ore. Poi puoi spostarmi tu. Cioè, abbiamo preso la lavatrice, puoi leggere le istruzioni, vale? No. Mi sposti questo lassù, spostandolo di centro, sul 24 ore. No, qua, di luglio, esatto. Ok. Quindi di nuovo 24 ore. Ore. Naturalmente per l'anno prossimo avrò un tabellone diverso, sappiate. Ok. Roll numero dos. 6? Sixo. Quindi da 4 vai 1, 2, 3, 4, 5, 6 carte. Allora dopo peschiamo una carta, vediamo cosa ne esce. Terzo tiro. Quanti ne devi fare? 3? Ancora giusto? Uno, sì. Fermamore. 6 di Another nuovo. Six. Dove importa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un altro libro. Libro. Ah, praticamente come l'altra volta. Sì. Ok. Muy bien. Quindi allora adesso succederà questo. Cosa succederà? Ah, sono finita esattamente dove ero prima, in pratica. Sì. Sono tornata al punto di partenza. Quindi devi leggere un libro e adesso. Sì, adesso io pescherò una carta, o meglio, adesso Giorgino mi mescolerà le carte, perché l'altra volta mi ha presa per i fondelli tutto il tempo, che mi cadevano continuamente, quindi adesso me le mischio lì. Tuscolano. Scuolana, che significa oliva. Culon, che significa calzettone. Prendi quella. Adesso Minervina ne toccherà una, forse. Maria, ne scegli una per la mamma?
No? No, no. Ti rifiuti Sì. categoricamente? No, dai, scegli una cartina per la mamma. Aspetta. Una, amore, non 42 Allora, però. cosa? Che colore è? È bianca, quindi bene. Cerca una tua iniziale su un libro. Ok. Nel nome e Quindi cognome dell'autore oppure l'iniziale del titolo. M o Quindi O, Z. M o Z e Jet. Non è che mi potresti per cortesia Potrò più appropinquare, elastico, ce l'ho lasciami. io, appropinquare il carrellino? Sì, carrello. Grazie. Aspetta che metto l'elastico. Non mi muovo. Quindi dici che lo leggo lessico familiare io. No. Come no? Devo leggerlo noi invece. Appunto. Allora, tu devi leggere un libro in 24 ore. Un libro a scelta Sì. e uno con M o Z E nella io mano. adesso cercherò di trovare un libro con la mia zeta da leggere in 24 ore, così sarà la scelta. Sono una furbacchiona. Ma io ho un quesito, no? Hai presente che abbiamo comprato dei libri nuovi ultimamente? Sì. Dove, dove, Sono dove? Dove li ho questi. messi? No, quelli sono i tuoi. Forse sono così congiunti. Abbiate pazienza, Questi io non so sono neanche più tuoi. dove sono Sì, girati. sono tuoi questi. Sì. Non li far passare davanti, che sennò facciamo spoiler sui nostri ultimi Sto acquisti. trovando tutto. Quindi di queste macchine, no, di queste Queste macchine, no, sto spostando macchine. Perché le abbiamo la cappelliera della macchina qui in sala, che logicamente è il posto più adatto per una cappelliera di un'auto, no? Allora. Allora, girameli di qua, così vedo se c'è qualquadra che posso accattare. Agendina. No, girameli di costa. Quella non è la costa, eh. Allora, quello no, quello no, quello no, quello. Ah, quello. Poi metti No, quattro. no, 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 nessuno di quelli. Molto bene. Li Bene, rimetto ma allora a non posto. benissimo. Li Li rimetti rimetto. a posto, sì. Ah, amore, così avanti. Poi? E Allora, ce n'è uno solo che vedo con le mie iniziali. che No, in realtà ho potresti due. leggere in In realtà 24. due. In realtà due, ma non credo di riuscire a leggere 24 ore. A sto Piango. punto ti Ne scegli due scelgo libri. due, Uno in esatto. 24 ore e Aspetta, l'altro. fammi però vedere una coscia di pollo. Ah no, aspetta, c'è anche. No, ho cambiato idea tantissimo. C'è, ci proviamo. 24 ore non so, ma ci proviamo. Questo libro qui è già spuntato in non so quante TBR, ma fa niente. Ma si adegua perfettamente al periodo perché è di Natale. The Miracle of Ebenezer Street, questo mi era stato regalato, se non mi sbaglio, a Natale, no? L'anno Può scorso, essere? quindi forse è il caso di leggerlo. Quindi la M ce l'abbiamo. E di Catherine Doyle. Allora, in teoria ha, cioè no, ce l'ha anche in pratica, non solo in teoria. Ha 219 Sì, ma è scritto pagine. larghissimo, dai. Sì, certo, è scritto larghissimo, dai. Lui si dimentica che però la bambina ce l'ho sempre addosso io. Oggi l'ho portata in giro, guarda. Un'ora. Oh, E 5 minuti. Stellina. Tu ce l'hai 65 minuti al giorno, io ce l'ho tutto il resto del tempo, quindi capisci bene che o rinunci tu a qualche ora di lettura e tieni la bimba così posso leggere io, o ti rendi conto che, ecco. No, sì, certo. Infatti, no, aspetta, devo leggere 10 pagine e poi facciamo il video. Ma prima devo leggere 10 pagine. E aspetta che devo leggere 20 pagine e poi forse vado a dormire. E poi leggo 10 pagine e poi forse faccio quest'altra cosa. Ogni tanto ci sono 8 pagine che devi leggere. Quindi, insomma, io cercherò di leggere questo qua. I libri che volevo leggere a novembre non li ho letti, naturalmente. Cosa fa? Vuoi farti vedere anche tu? Non li ho letti, naturalmente, quindi cercherò di leggerli a dicembre, ma insomma, se parli. E basta. Quindi questo è il mio libro per dicembre. Possiamo lanciare. Possiamo aprire Il pacchi Natale. No, non era quello che volevo dire. Le No. Le scommesse, se secondo voi ce la farò, commentate con l'emoticon di un libro, se secondo voi non ce la farò, commentate con l'emoticon quella del teschio, mi sembra. Sì. Sì, mi sembra che ci sia, intendo. E se siete arrivati fin qui, commentate con Giorgino, tieniti un po' di più Minerva, visto che tanto è figlia tua, così tua moglie può leggere e tu non stressi l'anima a mezzo mondo. E niente, fateci sapere cosa leggerete voi a dicembre. Fateci sapere se pensate che Babbo Natale vi porterà qualche libro, se avete già scritto la letterina, se c'è qualcosa che puntate. E noi E ci noi andiamo vediamo a mangiare la alla pizza. prossima. E noi andiamo a mangiare la pizza. Andiamo, 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 che avremo fame. Ciao!